Buongiorno amiche, buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, stamattina io felicissima perché sono andata ad accompagnare le mie bimbe a scuola, poi mi sono dovuta fermare in farmacia perché mi rioccorrevano dei medicinali, visto che ci stiamo curando, soprattutto le bimbe perché sono un pochettino raffreddate, insomma sono reduci da influenze e via discorrendo, quindi mi sono fermata per acquistare dei medicinali. E la cosa fantastica è che erano tramite ricetta, quindi ho potuto diciamo anche prendere i prodotti generici farmaceutici senza dover pagare nulla e sono rimasta molto molto contenta perché la farmacista, che comunque mi conosce perché vado spesso lì in quella farmacia, è stata così carina e così gentile e nonostante io non abbia speso praticamente un euro, mi ha dato dei campioncini da provare e ci sono rimasta proprio contenta perché di solito non accade mai, perlomeno a me non è mai successo. E volevo parlarvi di questi prodotti di cui lei mi ha omaggiato. Sono rimasta proprio felicissima, mi ha svoltato la giornata, ragazzi, queste cose mi piacciono troppo. Allora, mi ha regalato praticamente questa cremina, ovviamente appunto un campioncino della Inca Rose Milano, è a base di acido ialuronico, è una crema viso nutriente e mi ha detto che ha un prezzo davvero molto piccolo, quasi simile ai prezzi delle Nivea, però ha una qualità veramente più buona, maggiore. Effettivamente andando a vedere tra l'INCI noto che ci sono veramente tantissimi prodotti molto buoni, cioè tantissimi ingredienti buonissimi. Per esempio abbiamo tantissimi oli, quindi come per esempio l'olio di semi, di soia, poi c'è il burro di karité, poi c'è l'acacia. Poi c'è il tocoferolo, quindi insomma molto molto buono perché aiuta ad avere la pelle elastica, quindi diciamo ecco la vitamina E. Poi c'è acido lattico e ci sono anche dei prodotti all'interno biologici. Io la voglio provare insieme a voi questa cremina perché stamattina, siccome ci siamo svegliate un pochettino di fretta, abbiamo dovuto fare gli aerosol, le cose strane, quindi praticamente non ho avuto modo di poter fare una skincare ottimale, quindi ho semplicemente messo il mascara, il rossetto, ritoccato le sopracciglia, ma non ho messo creme e è andata proprio a pennello. Allora, praticamente la crema si presenta così, non mi sembra una crema particolarmente pesante, è molto delicata, è molto vellutata e adesso la vado ad applicare, vediamo un pochettino nella stesura. Il profumo è molto neutro, cioè non ha un odore particolare, però si stende con una certa facilità. Certo, io probabilmente adesso ne ho messa un pochettino troppa, perché quindi diciamo che questo campione secondo me poteva andare bene anche per più di una applicazione, però non mi dispiace lasciare uno strato di crema idratante sul viso perché appunto avendo in questo periodo come vi dicevo la pelle secca posso anche eventualmente utilizzare questa crema come una sorta di maschera rigenerante, quindi la lascerò un pochettino in posa sul viso e vediamo che cosa succede. La metto anche un po' sugli occhi. Allora, devo dire che si asciuga facilmente se facciamo questo bel massaggio. Sento proprio che la pelle si rigenera. Io credo che se sia effettivamente un prodotto valido come sembra, l'acquisterò. L'acquisterò sicuramente perché mi piace. Fra l'altro, mi piace stenderla anche sulle mani perché proprio mi dà un senso di comfort veramente fantastico. Oggi sono rimasta troppo contenta, ragazze. Queste sono le cose che svoltano veramente le giornate. Allora, la pelle l'ha assorbita completamente, anche se c'era uno strato grande, cioè uno strato denso, però noto che la pelle veramente l'ha assorbita con una certa facilità. Adesso vado anche un po' a picchiettare per risvegliare un pochettino la circolazione e fare in modo che la pelle sia anche un pochettino più tonica. Vado a picchiettare anche qui nel contorno occhi, non brucia assolutamente.
Il profumo, come vi dicevo, è molto delicato, quasi neutro. Cerchiamo di tirare su del massaggio. Oddio, è fantastica, ragazze. Non so se voi abbiate mai provato questa referenza. Se sì, fatemelo sapere giù fra i commenti. Questa dottoressa mi diceva che è un prodotto nuovo che stanno lanciando sul mercato, però non so se in altre zone, magari qui a Pescara si trova adesso, però magari in altre zone tipo al nord Italia o anche al sud, non so, si nelle città più grandi magari si trova già da tempo. Ma è veramente buonissima, ragazzi, io penso che l'andrò ad acquistare. Buona, 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 mi piace. E poi altra cosa fantastica, mi ha regalato, mi ha omaggiato di questi due profumatori per bucato, eccoli qui. Questi sono monodose. Non so se, scusate, sono anch'io un po' raffreddata. Non so se si vendano effettivamente così a bustine, perché sarebbero veramente molto pratiche. Bustine da 10 ml che tu utilizzi, metti nel cassettino, perché mi ha spiegato questo, che questi vanno non all'interno del cestello, ma dove andiamo a mettere l'ammorbidente. E hanno una formula appunto igienizzante ma anche profumata, e si sente proprio questo profumo di bucato buonissimo. Allora, questo è fresco pulito, quindi credo che l'odore che io sento è di questo qui, fresco pulito, se no c'è anche fiori d'arancio. Voglio assolutamente provarli, magari vi porto con me quando faccio la lavatrice e vi faccio vedere un pochettino come funziona e sentiamo anche il risultato. Peccato non potervi far sentire il profumo, però devo dire che è molto molto buono. Sì, io penso che sia questo il profumo che si sente, di fresco pulito, è proprio quello, cioè fresco e pulito, è veramente fantastico, sembra tipo quegli ammorbidenti un pochettino dal colore azzurro, per intenderci, ecco, la profumazione è un po' tipo quella, mi piace veramente molto molto molto, e dice che all'interno c'è la clorexidina, probabilmente è proprio questo che va a dare l'igienizzazione, cioè va a creare appunto questa formula igienizzante all'interno. Il marchio è Ethereal, eccolo qua. Fatemi sapere giù fra i commenti se l'avete mai provato, per me è la prima volta, vediamo un pochino che cosa succede, ci proviamo insieme. Ok, lavatrice pronta. Non fate caso, qui siamo ancora in fase di sistemazione bagnetto, quindi non è ancora tutto pronto come dovrebbe essere. Comunque, adesso procedo con la lavatrice e vediamo un pochettino che cosa succede. Eccomi qua, amiche. Allora, la lavatrice è finita, quindi l'ho svuotata da pochissimo e ho qui con me la mia bella cesta con i panni lavati. Allora, devo dire che questo ammorbidente è, cioè ammorbidente, questo igienizzante, questo prodotto igienizzante con questa profumazione ai fiori d'arancio, alla fine ho scelto, come avete visto dal video, è molto molto buono. Il profumo è delicato, non è eccessivamente forte, io credo che quella fresco pulito abbia un odore un po' più importante, invece in questo caso il profumo è molto più delicato, ma è pur sempre buonissimo, sembra quasi una cosa fiorita, una cosa floreale, cioè molto molto buona. E sto notando
non avendo chiaramente inserito l'ossigeno attivo perché c'era già una base igienizzante all'interno di questo prodotto, ho notato che comunque c'erano delle macchiette che io non ho pretrattato sui panni e sono andate via. Quindi questa cosa mi fa notevolmente piacere, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, quindi devo dire, ragazze, che questa giornata, insomma, è stata assolutamente positiva, perché insomma ho ricevuto questi prodotti in omaggio che mi hanno fatto tanto contenta, e soprattutto ho riscontrato che siano dei prodotti molto buoni, anche perché effettivamente sulla pelle del viso sento ancora un pochettino questo strato protettivo lasciato dalla crema. Tenete presente che saranno passate un paio d'ore da quando l'ho applicata, quindi è passato un po' di tempo, ma la pelle è distesa, è fresca, è sofficissima, non è per niente secca, quindi è andata molto bene. E anche i panni, devo dire, mi piacciono tanto perché sono puliti, profumati e soprattutto igienizzati. Va bene, amiche, adesso io andrò a stendere questa lavatrice e non mi resta che mandarvi un bacione grande. Ci vediamo presto al prossimo video. Mi raccomando, se non sei iscritto al mio canale, ma comunque ti fa piacere guardare questi contenuti che pubblico, clicca il tasto iscriviti e attiva sempre le campanelline, anzi la campanellina, per restare aggiornato su tutti i video che pubblico settimanalmente. Un bacio, ciao ciao! Oh.